combatte per i popoli soppressi, oppressi, scusate. E Spallicci non è un pacifista, ma è un uomo di pace, tant'è che nel doppio parte con la spedizione garibaldina che va a combattere appoggiando i greci contro l'invasione dei turchi, si arruola volontario un anno prima dello scoppio della Grande Guerra Italiana, cioè nel 14 e non il 15, sul fronte francese. Ecco, questo dà un'idea dell'uomo Spallicci che, come dire, getta il cuore oltre l'ostacolo e combatte con un senso rivoluzionario e con un senso di amore anche anarchico, inteso con la gestione più alta, un po' la corruzione da parte. Volevo un commento tu su questa, su queste idee spallicciane di rivoluzione, di guerra e di pace. Io credo che non si possa fare un paragone tra le idee di guerra che abbiamo oggi e quelle che avevano al sorgere della Prima Guerra Mondiale. Io credo che possiamo... Era della stessa tenda di Spallicci. Fulgeri, in digressione, nel suo diario scrive che durante un'azione di guerra si trova di fronte alla salma di un caporale. Cerca affannosamente i documenti in tasca, li trova per avvisare la famiglia e trova una lettera del suo bambino. Io voglio bene al mio papà che fa la guerra. E Fulgeri va in crisi, dice: io ho mandato tanta gente a morire, è colpa mia anche. Poi, tornando indietro, rivede la salma e dice: no, c'è un ideale che viene prima delle necessità del singolo. E poi Fulgeri continuerà, ferito, paralizzato, dall'alto della sua carrozzella, praticamente una morte, qualche dopo, a incitare le truppe. Spallicci ci mette di suo la persona, nel 1912 appena giovanissimo laureato va a combattere per la libertà del popolo greco presso i turchi con una milizia garibaldina. Si arruola con i garibaldini in anticipo. Sono entrati in conflitto dell'Italia nel 1914 e va su Vergogne, ma vuole andare su Vergogne, ma a Nîmes, in Provenza, gli arriva un telegramma del dottor Chiadini, collega fortilese, medico di famiglia, che dice: vieni a casa subito perché c'è tua mamma che è in preda a delle crisi convulsive, ansiose. Sta male, sto a vedere ancora viva, viene a casa, non sta fermo perché non è mai stato fermo e organizza dei convegni, fonda un fascio intervenzionista, invita in città, con repliche il giorno seguente a Cesena, Cesare Battisti, e c'è un grande movimento finché arriva la guerra e parte subito a maggio in anticipo sul mese di chiamata che era quello di novembre. Insomma, lui ci lascia per tutta la vita. Di lì in avanti, lui che aveva cominciato a pubblicare nel 1908 in Romagna, 1912 la carriera di Anel e via, nel 1926 quando esce la Madonnè, Madonnè vuol dire sono i prodotti che si portavano alla Madonna, le primizie dei campi, nella Madonnè troviamo una sezione che è Ecanon drida la seiva, non è dietro la siete, e sono poesie di guerra, un piccolo epos della prima guerra mondiale raccontato in versi, belle poesie. E cosa c'è lì? Tutta la sua umanità, a parte i feriti, a parte lui stesso che rischia la vita, a parte la povera gente del posto. Ogni tanto Spallicci si ferma a guardare il cielo e a pensare che comunque la vita deve andare avanti anche dopo la fine del conflitto mondiale. E non dimentica mai chi è a casa. Quella fu una guerra combattuta al fronte che non coinvolse la nazione. Chi c'è rimasto a casa? Le mamme di Sogliano a Rubicone che ricordano Decioraggi, il tenente, il primo grande caduto. Ci sono però anche le persone che si sono arricchite con la guerra e soprattutto la responsabilità di questa guerra è quella di dare un paese più grande, più forte, col recupero delle terre irredente, era l'ultima grande battaglia che sorgeva.
una nazione come eredità, qualcosa fatto per le generazioni future. Ecco questo. E il ritorno dalla guerra non fu così positivo, perché di questi combattenti nessuno sapeva cosa farsene. Erano presenze ingombranti. Avete fatto la guerra? Ma sì, ma come? Mi ha fatto la guerra per voi? Quanti ne sono morti gli italiani? Aldo Comandini, e poi tutto l'epos, è una specie di epos omerico, quasi. Lui definirà la spedizione di Mille la piccola Iliade del popolo italiano, ma io credo che sia stata l'Iliade. E Arduino Giottoli, Giovanni Cucchiari, Steger, lo stesso Fuccelli, tutti i fortifesi caduti, romagnoli caduti nel conflitto. C'è da onorare la loro memoria, e per questo fonderà l'associazione Combattenti e Reduci, nella quale può adunare poi tutte le forze che attraverso la memoria della guerra, attraverso questi onori conquistati sul campo, potevano ancora dire la loro, quindi un organismo che potesse dire la sua. È chiaro che a noi nel 2013, a un secolo di distanza, queste cose ci fanno un effetto diverso. La guerra, la distruzione, la guerra è una morte terribile, la prima guerra mondiale fu una carneficina, un'ecatombe spaventosa, ridisegnò i confini dell'Europa, distrusse tanta gente, tante famiglie. Noi dobbiamo pensare di più alla pace, perché dobbiamo aver capito cosa significa l'esperienza della guerra, dobbiamo renderci conto delle potenze stratosferiche che abbiamo in mano e del male che possono produrre fino alla distruzione dell'umanità. Spallicci, finita la guerra, si pone sì come uomo di pace, si pone come uomo della ricostruzione e infatti darà inizio alla sua attività politica a livello locale, in comune a Forlì e in provincia di Forlì. E lo vedremo al tempo della Seconda Guerra Mondiale, quanto quest'ansia di pace, quanto questa necessità di occuparsi dell'uomo come persona, dell'altro come essere significativo e importante, lo tenesse. Per esempio, per fare un esempio, non andava in giro a fare i comizi a Milano, lui andava a curare le famiglie povere, i bambini poveri, e rimaneva al letto del suo piccolo malato con lui anche quando suonava l'allarme del bombardamento aereo. E tutti scappavano dal rifugio, nel senso che se il mio paziente muore o rischia la vita, io devo stare qui con lui. Non è soltanto dovere ipocratico, perché non è detto, il medico, tutti i medici seguono questa cosa, ma è secondo me, oltre a questo aspetto dell'umanitarissimo di Spallicci, dell'umanità di Spallicci, anche un senso di eroismo. Io mi devo immedesimare fino in fondo nella sofferenza della persona. Io direi che ci sono due grandi rami nella personalità di Spallicci, come quella di tutti, che si vedono bene. Il ramo paterno, medico, il dottor Silvestro, medico condotto a Santa Maria Nuova, veniva da Filottrano nel Marche, conobbe una bella bertinorese, se ne innamorò, Maria Razzocchi, sposò la bella condotta, la sposò la bella condotta Santa Maria Nuova, ha tre figli, il secondo è Aldo, il primo e il terzo muoiono, il primo di meningite, un giovane 17-19 anni. E Aldo è superstite, sa bene cosa voglia dire la mortalità infantile. Non so se sia per questo che deciderà di dedicarsi alla pediatria, che all'epoca era una scienza nascente, non c'era ancora la clinica pediatrica, era una branca, allievo di Murri, del grande professor Murri, era una branca della clinica medica. E quindi umanità sofferente, impegno sociale, il Babbo si era distinto come promotore delle vaccinazioni. Siamo paterni di medicina, impegno sociale, impegno politico, impegno pubblico, impegno costruttivo della società. E il ramo materno, eccolo qua, la poesia. Poesia dialettale, nella lingua della mamma, ma non solo nella lingua bertinorese. Quello di Spallicci è un dialetto forlivese.
dei bordi un po' della piccola borghesia, Cotogni e San Pietro, arricchito però di qualche inflessione dialettale bertinovese. Nella poesia Spallicci si fa uomo costruttivo di pace ancora più esplicitamente, perché più volte inviterà alla concordia le opposte fazioni, più volte descriverà questa necessità della battaglia come qualcosa di intrinseco alla sua anima e non come qualcosa di distruttivo finalizzato a un bene superiore che quello di portare una pace più durevole. Laddove la diplomazia finiva, cominciavano questi aspetti, ahimè, del conflitto. E nella poesia riuscirà come a ricamare continuamente un rimando tra la terra, ma la terra non quella natale, la terra del contadino. Una sua raccolta si chiamerà Cudal, le zolle parate. Un'altra, Pampina, i pampini. E a un certo punto, in questa commistione con la terra, quindi richiama sempre rimandi tra la vita di tutti i giorni, la terra da cui veniamo, la terra del contadino, immagina la morte del bifolco e dice, la nostra parlata ha odore di focolare, è aspra, è più adatta alla vita di tutti i giorni che a fiorire di poesia. Cosa può sperare il biforco di essere seppellito nel campo che lui coltiva? E quel camputarì la terra sovra, la simula carvaia, perché il color de fil calvega ancora, o la gamba di una baia, e ancora il cielo dovrà illuminarmi quando sarò sotto la terra che ho lavorato, rientrando in quel ciclo eterno come la mattina. Non l'ho messo nel libro, c'è uno scritto del 1963, non ho detto in altre parole, ma qui possiamo guardare un volumone edito nel 63, questa Romagna. A Spallicci viene dato un compito che è quello di parlare della poesia popolare e dice più o meno questo: la poesia popolare romagnola rispecchia l'anima di questa gente che, pur rifuggendo dalla volgarità, vuol dire pane a pane senza circonlocuzioni e ha un suo particolare pudore che vieta di indulgere a sentimentalismi e a romanticismo. E in questa gente c'è un po' l'anima degli antichi romani, cioè di gente che voleva badare al soldo e considerava le lettere e la poesia come tempo perso di fronte alla realtà concreta delle armi. Ma, e qui c'è il tempo della pace e il tempo degli affetti, la poesia romagnola, soprattutto lo Spallicci, e glielo riconoscerà Beltranelli nella prefazione che scrive a Romagna 1908, la poesia di Spallicci fa fiorire il sentimento e piega per la prima volta in assoluto la parlata romagnola a descrivere la gentilezza dei sentimenti. Poi avremo detto qualcosa che si canti, ma non è questo il punto, diciamo piuttosto che per esempio Spallicci dice, pensate, ci sono degli indovinelli romagnoli, ed era un creatore di indovinelli, ve ne faccio uno, adesso lo faccio a voi, ve lo fa Spallicci anzi, indovinelli molto fini, gentili, con immagini anche simboliche molto forti, aiò un sacco di loi, di loio, total ser al spargoi, la mattina al raccoi. Tutte le sere lo spargo, la mattina lo raccolgo. Che cos'è? Non ho sentito. Non mi dice? Si accettano le risposte. Il grano, no, perché è la sera che lo spargo, la mattina lo raccolgo. Cos'è che la sera si spargo? Le stelle in cielo. Le stelle, le risposte esatte. E come, pensate che immagine fine, come di una divinità antica che dissegna le stelle nel cielo al vespro e le raccoglie all'alba. E nel romagnolo focoso, il romagnolo per esempio, Violindo Guerrini dei sonetti romagnoli, un po' tracotante, goffo, volgarissimo, tutta carnalità, intestini, ribollimento, cadute nel candiano, ubriachezze, polemiche contro i preti, eccetera. Ma
oppressosa, eccetera, diventa non una mammoletta nella poesia di Spallicci, ma una persona capace di consapevolezza pacificatrice. A un certo punto poi Spallicci non la manda a dire al governo clericale, dice che c'è stato un periodo in cui in Romagna gli mandeva gli uomini in sudana nei paesi, oppure il 1° maggio e print l'assal della sudan in cui se santi no se non madonna in cui la ragione al suo campo. Ecco, come dire, l'invettiva diventa un pochino filtrata pure nell'accensione di uno spirito politico forte di prelude a che cosa? Il dialogo. Spallicci doveva essere indicato in piazza Cervi a Salviate, Aldo e Mario, che abitavano Milano Marittima, siamo 43 in tempi di Salò, venivano inseguiti dai fascisti per essere uccisi, e la delazione di quella spia, la soffiata di qualcuno, li fece scappare a Villa Inferno, presso una famiglia amica dove si salvava. Con Spallicci non va a cercare di fare delle vendette dopo. Dice solo: adesso io sono curioso di sapere come mi trattavano i fascisti. Aveva incontrato in autobus a Milano un signore che disse: professore, io avevo il compito di seguirla a Milano e sappiamo bene che lei andava in Romagna segretamente ogni tanto per fare delle visite, scendeva alla stazione di Faenza di notte, si faceva venire nelle macchine a Forlì e andava dai suoi pazienti a Forlì, poi tornava a Milano. Lei credeva che non lo sapesse, noi sapevamo tutti, però guardi, io mi sono sempre comportato bene nei suoi confronti. Lui va all'archivio generale della pubblica sicurezza e si fa per il suo fascicolo. E il questore dice, o il funzionario dice, proviamo con il senatore? No, meglio di no, no, voglio vedere. E scopre che molta gente che gli si mostrava amica erano dei delatori, che molte donne, signore, rappresentanti delle case farmaceutiche andavano da lui con la scusa di propagandare e invece cercavano di estorre i giudizi politici. E che infine la sua infermiera raccontava di quando riceveva tutti gli spazi di Genuzio Bentini, eccetera, e fu la delazione dell'infermiera a far andare al confine. Spallicci chiude il suo fascicolo, il funzionario dice: è contento? E dice: no, era meglio non sapere quanta malvagità si annidava in queste persone. E non va a cercare i suoi amici, non li va a punire, non va a cercare delle vendette. Ricostruiamo la pace in Italia, questa è la vera vittoria. Lui che al confino aveva lasciato la famiglia senza una lira, c'era la moglie, c'era l'insegnante, pensate bene. Al confino si mette a curare i suoi compagni, la gente del posto. E il medico del posto brontola perché c'è uno più bravo di lui che si dà da fare, mentre lui probabilmente non era così attivo, e si mette a curare anche i fraticelli del convento di Montevergine. Ecco, cosa portava Spallicci? La vita, la cura, l'affetto, la costruzione, e questo è il vero uomo di pace. E adesso la palla ad Amico. Il tutto corredato da una presenza.
dialetto antico, e quindi mi fa l'ora del recupero filologico della lingua. E questi cori hanno un po' la funzione di commentare la canzone, come era quella del coro greco, di una cultura classica, che si innesta nell'uso di un dialetto. Un impiego meraviglioso, se qualcuno vorrà, si potrà portare in scena, per esempio, la Crusetta nel 1912, che è il racconto in diverse stanze della crocetta che sorgeva, dove c'è adesso Saffi, per dire. C'era, prima c'era la Corona della Vergine, poi ancora prima, fino al 1600, c'era un tempio espiatorio per l'eccidio di francesi compiuti da Guido da Montefeltro nel 1282. Ecco, la crocetta è il racconto del sanguinoso mucchio, un racconto che parte da Dante, e arriva invece a un epos popolare dove il libro comune di Forlì dice viva Forlì repubblicana, viva Forlì repubblicana. Effettivamente Forlì si era aperta la Repubblica in un certo periodo della sua storia, quindi siamo molto avanti rispetto ai tempi. Ecco, un orgoglio popolare. Non è diventato un autore molto rappresentato perché il pubblico romagnolo è un pubblico ridotto. E invece di Filippo possiamo guardare tutti capendoci qualcosa, e allo stesso tempo perché si è mantenuto su un registro molto individuale nella sua proposizione poetica. La poesia viene letta, finisce lì. Se fosse invece stato un drammaturgo, per esempio, in Medicilio di Sirode, che ci ha lasciato anche bel pezzo, forse avrebbe potuto avere anche un ascolto più disteso, più diffuso, più noto. Ma il problema fu che i tre poetici che ancora ci sono,